Ben ritrovati a tutti, proseguiamo con le puntate sul ciclo, sulla transizione energetica e in questo caso vediamo la parte relativa agli edifici. Io vi ricordo che sto utilizzando una presentazione preparata da un ricercatore pubblico, cioè appartenente, dipendente da un ente pubblico al 100%, il CNR. E quindi vi sto dando dati il più possibile ufficiali e neutrali, e naturalmente in internet potete trovare moltissimo altro materiale per fare eventuali confronti. Quindi proseguiamo con l'esposizione del professor Maroli, appunto, e poi diremo alcune cose in più. La transizione energetica negli edifici, gli edifici consumano il 30% di energia a livello europeo, allora senza andare chissà dove, parlo di casa mia. Ok, così facciamo un esempio concreto. Ecco, l'ho fermato immediatamente perché vorrei farvi innanzitutto capire da che situazione partiamo, cioè la situazione in cui ci troviamo attualmente. E poiché un'immagine vale mille parole, vi faccio vedere queste che sono le cosiddette termografie degli edifici. Ne trovate tantissime immagini in internet. E queste fanno vedere appunto a un esperto, fanno vedere immediatamente dove l'edificio perde, dove l'edificio perde. Ora, non solo in Italia, ma in tutta Europa, noi purtroppo abbiamo una situazione in cui gli edifici sono dei veri e propri colabrodi energetici. Troverete centinaia di articoli che hanno titoli di questo tipo. Adesso vediamo se il computer ce la fa a caricare, eccola qui. Ecco, il colabrodo, non solo il patrimonio edilizio italiano, ma in tutta Europa e più precisamente questi sono i dati, vedete, proprio ufficiali dell'Unione Europea, faccio vedere la Commissione Europea. La situazione di partenza è che gli edifici consumano, vedete, il 42% di tutta l'energia che consumiamo. Emettono più di un terzo dei gas climalteranti e in particolare per quanto riguarda gli edifici residenziali, quindi quelli in cui ci abitiamo come famiglie, diciamo, più dell'80, circa l'80%, circa l'80% dell'energia serve per riscaldarci, rinfrescarci l'acqua calda sanitaria. Il dato ancora, diciamo, che ci deve fare riflettere di più è che un edificio, sia italiano che europeo, mediamente disperde il 60% dell'energia che utilizziamo. E quindi, potremmo, tenendoci l'edificio, ma riqualificandolo, potremmo diminuire questo spreco del 60%. Voi provate a immaginare se la vostra automobile avesse nel serbatoio un buco che vi facesse perdere il 60% del liquido che vi immettete dentro. Chiaramente fareste qualsiasi tipo di debito pur di tappare il buco sul serbatoio. Ecco, gli edifici italiani ed europei sono esattamente in questa condizione, disperdono, sprecano circa il 60% di quanto viene dato loro e quindi pagato in termini appunto di riscaldamento invernale e rinfrescamento estivo. E quello che ci deve guidare è il fatto che, come dicono autorevoli istituti, come in questo caso ho preso IRENE, che è una rete sull'edilizia, ma trovate centinaia di articoli di questo tipo. Noi potremmo facilmente, non lo dico io, lo dicono gli esperti, potremmo facilmente migliorare del 60% quella che è l'attuale situazione insopportabile di spreco. E non leggete poi le righe successive perché parlavano del super bonus, però purtroppo su quello è calata, diciamo, una contrarietà dell'attuale maggioranza. E vi faccio
avevo approntato un'ultima slide, che però non la trovo più fantasticamente, ma dovrei recuperarla alla svelta se mi Termografia. Vabbè, la recupero ovviamente alla svelta, come si dice, il bello della diretta, anche se non siamo in diretta. Classi energetiche, signor, classi edifici. Volevo farvi vedere la famosa classificazione appunto energetica degli edifici, con le classi che vanno dalla G alla A, A più, A più più, A più 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 più, e soprattutto quello che è il relativo consumo per metro quadro. Ora vediamo, ecco qua, se ci fa la grazia. Avevo trovato un'immagine piuttosto interessante. Diciamo, ecco, prendiamo questa, dai, che è semplice, anche se va fino alla classe A. Invece volevo trovarne una con tutte le classi A più più più. Più a 4, eccola qui. Devo trovare quello con il kilowattora. Vediamo se questa qui. Infatti, era questa. Allora, vedete un edificio in classe G, che è la classe peggiore, e purtroppo gran parte degli edifici italiani sono tra la classe F e la G. Consuma 240, 218, ecco qua, per quanto riguarda le superfici esterne, 218 kWh per metro quadro. Man mano che saliamo di classe arriviamo fino ai 27. Quindi pensate, da 218 kWh a metro quadro a 27 kWh. E si può vedere abbastanza facilmente come il passaggio di due classi vada ad abbattere notevolmente il consumo di un edificio. Se io passo per esempio dalla classe F alla classe C, ho già più che dimezzato i consumi, cioè ho già ridotto di più del 50% i consumi. È per quello che appunto nell'immagine precedente che vi avevo fatto vedere, gli esperti dicevano che si può tranquillamente ridurre il consumo energetico del 60%. Quindi, come vedete, si può fare veramente molto e le tecnologie ci sono. Adesso vediamo quello che è una situazione che per il relatore è la normalità, per molti non lo è, ma è quello che ci aspetta nei prossimi anni, è quello che avevamo iniziato a fare con il super bonus, e quindi sono i risultati concreti che si possono ottenere su edifici normalissimi. Attenzione, partendo sempre dalla riqualificazione, perché la prima cosa da fare quando io ho a che fare con un colabrodo è tappare i buchi. Se cerco di riempire appunto una padella che è un colabrodo, non ci riuscirò mai, nemmeno aumentando il flusso del rubinetto. La prima cosa è riqualificare l'edificio, nel senso appunto di migliorare la coibentazione. A quel punto lì ho dei consumi ridotti, e con l'autoproduzione vediamo quali sono i risultati che si riescono a raggiungere. So così sto dicendo. Impianto fotovoltaico con solare termico, batteria, pompa di calore geotermica. Bene, quant'è l'indipendenza energetica di questa casa al 30 novembre, quindi qualche giorno fa? Io ho prodotto 11,5 MWh, ne ho consumati 9,8. Quindi ho un autoconsumo dell'85%, sempre per tornare all'ideologia, no? Questa è ideologia. Questi sono dati miei, veri, incluso 1130 kWh di ricarica. Ricarica sto parlando della grigia. Da noi condivisione, il 99,7% delle utenze sono in bassa tensione, sono come casa mia, e il 45% degli italiani vivono in edifici indipendenti o semi-indipendenti. No, perché diciamo, ma tu lo puoi fare perché, bene, io ho vissuto in condominio fino all'anno scorso, come tanti, però il 45% degli italiani adesso vive in case tipo questa.
Quindi cominciamo dalle cose che si possono fare, cominciamo da lì. Poi nel frattempo ci attrezziamo e cominceremo a fare anche i condomini, cosa che si sta già facendo. Convenienza economica, autosufficienza 85%, ricarica a chilometro zero per 8.000 km, con quello che ho incassato, tempo di ritorno stimato degli investimenti nettamente inferiore a 10 anni con i prezzi attuali, poi non ne parliamo, e su questo mi fermo qui. Cosa può volere uno di più dalla vita? Non so, dite voi. Allora, rivediamo un attimo le slide, perché per problemi tecnici non si è sentito bene. E partiamo appunto dal bilancio energetico e dai risultati ottenuti. Prima vi voglio far notare una cosa. Abbiamo già detto come le pompe di calore siano la tecnologia assolutamente grandemente più efficiente, molto 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 più efficiente di qualsiasi caldaia di ultimissima generazione, e mi pare nella seconda, nella terza puntata, vi invito ad andarla a recuperare, vi ho allegato anche uno studio, un'analisi, un confronto fatto dall'Associazione Europea dei Consumatori, che appunto conferma come il rapporto costi-benefici sia grandemente a favore delle pompe di calore. Una cosa la aggiungo oggi, e cioè che quella che funziona meglio in assoluto è la pompa di calore geotermica, cioè una pompa di calore che anziché scambiare calore con l'aria esterna, la scambia con l'acqua sotterranea, perché l'acqua sotterranea, a partire da 5, 6, 10 metri di profondità, ha una temperatura costante in inverno e in estate. Cioè, andando a prendere l'acqua al di sotto di alcuni metri, non ricordo esattamente, 6, 7, 8 metri di profondità, l'acqua è sempre a circa 14 gradi di temperatura, il che vuol dire che d'inverno è già una buona temperatura, è una temperatura maggiore rispetto al freddo invernale, e d'estate, al contrario, è una temperatura più fresca rispetto al calore estivo. Quindi la pompa di calore geotermica ha il miglior rendimento in assoluto, perché sfrutta appunto questa temperatura costante dell'acqua rispetto a una temperatura dell'aria che invece varia molto a seconda delle stagioni. Quindi questa è la soluzione in assoluto migliore. Tra l'altro, se avete seguito il ragionamento che ho fatto, potete stare tranquilli anche, diciamo, gli ambientalisti più sfegatati, perché appunto il calore che io vado a prelevare d'inverno dall'acqua sotterranea, poi in realtà lo restituisco d'estate. Quindi d'estate io prendo quella che è dell'acqua fresca e ci aggiungo del calore e la uso per rinfrescare l'ambiente. D'inverno faccio esattamente il contrario, quindi la somma dell'energia prelevata e immessa nell'acqua del circuito si azzera appunto nella compensazione tra inverno ed estate. Quindi non faccio nessunissimo squilibrio termico in quella che può essere la falda o comunque l'acqua sotterranea. Detto questo, avevo ancora un paio di considerazioni da fare, e cioè il fatto che, come vedete, non solo con questo tipo di soluzioni io riduco moltissimo le spese di riscaldamento, raffrescamento e l'acqua calda per i sanitari, ma addirittura posso alimentare anche l'automobile. Quindi quando, automobile elettrica ovviamente in questo caso, quindi quando ripetiamo che la transizione energetica porta vantaggi economici, ci riferiamo naturalmente anche a questo. E quando diciamo che quanto più un soggetto, una persona, una famiglia, un condominio, una, un
zona residenziale, un paesino, qualsiasi agglomerato di edifici, quanto più riesce ad autoprodursi energia, tanto più ha risparmi economici. D'altronde, qualche giorno fa vi ho messo a disposizione il video di un sindaco statunitense, anzi, vediamo se riesco a ritrovarlo, sono 45 secondi. Un attimo solo che dovrei, vi apparirà qualcosa di strano sullo schermo, ma vediamo se riesco a farvelo vedere perché l'avevo caricato. Eccolo qua. The purpose of government to assist people, not to delay people. It used to take a minimum of 6 months if this person wanted to put solar panels on their roof. They have to get a permit. Somebody would always have a design change, but it would take 6 months just for them to be allowed to do it. And so when I found that out, I sent out a memo. It now takes 45 minutes, and it better be 45 minutes. That we look for reasons to say yes. We don't look for reasons to say no. Here for them to do. As we went down this path, we made more money than you can possibly imagine. Now, alternative energy is profitable, and it's profitable in a huge way. Ecco, scusate un po' i passaggi di video. Il discorso è proprio questo, appunto, si riescono a risparmiare cifre molto importanti. Il relatore termina con una domanda: cosa vogliamo di più? Beh, naturalmente il ritorno del superbonus o qualche cosa del genere, perché abbiamo persino impegni formali da rispettare che le direttive europee impongono. Con dei passaggi, per esempio quello del 2030, in cui dovremmo riqualificare un tot di edifici. Ma al di là degli impegni europei, è chiaro che quanto prima io riesco a riparare questo benedettissimo buco del serbatoio che mi fa perdere il 60% del combustibile che vi immetto, tornando all'esempio appunto di un'automobile, quanto prima riesco a risparmiare grosse cifre di denaro. E quindi l'ultima cosa che vogliamo di più, cioè la cosa che vogliamo fare subito il prima possibile, è, a parte una misura che sia similare al superbonus, la facciano come meglio ritengono, ma è chiesta da tutte le parti sociali, è naturalmente l'adozione massiccia delle comunità energetiche rinnovabili. Perché? Perché quando si parla di tempo di ritorno stimato degli investimenti, le comunità energetiche rinnovabili sono l'unico strumento in questo momento sussidiato, sovvenzionato, incentivato. Quindi il motivo per cui si deve fare autoconsumo di prossimità è quello di minimizzare quelle che sono le spese di sbilanciamento, i costi di sbilanciamento che avremmo se continuassimo con un modello centralizzato nel quale alla corrente elettrica io faccio fare decine, se non centinaia di chilometri prima di arrivare al luogo di destinazione. Invece facendo la produzione esattamente nello stesso punto o a pochissimi chilometri dal punto di destinazione, ecco che riduco tantissimo queste spese appunto di trasporto e di sbilanciamento, detto anche di spacciamento in termini più tecnici. Quindi le comunità energetiche diventano ancora più fondamentali per ridurre il tempo degli investimenti. E uso a ragion veduta il termine investimenti e non spese, perché le spese sono quelle che non servono a nulla, come quelle che sono state fatte tra il 2022 e il 2023, più di 100 miliardi di euro certificati dall'ufficio di bilancio del Parlamento, che ha quantificato appunto in 115 miliardi le spese fatte per calmierare le bollette, ma attenzione, calmierarle
dopo che erano già state scritte, dopo che erano già state spedite a tutti quanti. Quindi calmierale nel senso proprio che ti do un aiuto economico con del denaro o con una riduzione delle tasse, ma in questo caso non vado minimamente a toccare i motivi, le cause di questo innalzamento dei costi, cosa che invece faremmo se installassimo fonti energetiche rinnovabili ed efficientassimo gli edifici e anche naturalmente i processi industriali in maniera che consumino di meno. Ora, efficientare i processi industriali è più complicato, sì, si fa anche quello, ma è più complicato. Invece, efficientare gli edifici sappiamo perfettamente come fare e avevamo iniziato a farlo nel 2020 con il superbonus, ma ce l'hanno impedito. Quindi quello che adesso è da continuare a spingere politicamente è da una parte un qualche strumento che aiuti privato, pubblico, imprese a riqualificare gli edifici e quindi renderli più coibentati, più isolati da un punto di vista termico, appunto, e dall'altra l'autoproduzione di energia in tutte le forme, specialmente in quella di comunità energetica rinnovabile, in maniera che io riduco al minimo il tempo di investimento perché ho anche un incentivo economico. E questi sono gli incentivi che vale la pena di erogare perché poi portano dei benefici superiori all'importo del beneficio stesso. Portano degli incentivi superiori all'importo dell'incentivo stesso. Questo è un incentivo ben fatto, qualcosa per il quale il pubblico, lo Stato impegna 100 euro e poi gliene tornano di più in termini di risparmio. E guardate che le rinnovabili hanno già adempiuto a questo fattore, perché tutte le stime che sono state fatte relativamente a quei famosi conti energia che vennero erogati tra il 2008, 2009, 2010 e che hanno costato una cifra decisamente importante, però tutti gli studi che sono stati fatti nella bilancia tra appunto il costo dell'incentivo e il risparmio economico, tutti questi studi appunto dicono che la convenienza c'è assolutamente e nessuno li ha mai confutati con della matematica, con delle dimostrazioni diciamo che reggano. Quindi assolutamente le rinnovabili hanno già adempiuto a questa missione, lo possono fare ancora più velocemente se insistiamo appunto e portiamo avanti soprattutto le comunità energetiche rinnovabili. Bene. Termino questa dodicesima puntata, non è ancora l'ultima, abbiamo ancora alcune cose di cui parlare, per cui vi do appuntamento alle prossime. Naturalmente, se fosse la prima che vedeste, vi invito naturalmente a vedere anche le precedenti e farle conoscere ai vostri amici e conoscenti. Alla prossima.